cercando una tripletta che nella rana, beh, io a memoria francamente non ricordo dai tempi perlomeno di Domenico Fioravanti. Adesso però, come abbiamo detto, Martinenghi, rispetto al suo essere nato in questa distanza, ha la matrioska dentro, cioè 25 kg in più pesa rispetto all'epoca. In una gara più lunga si sentono, almeno nel suo caso, che poi ha lavorato sulla muscolatura, sull'esplosività, sulla velocità, sulla potenza. Esatto, avversari numero uno Fusco e Castello, la coppia, con Fusco che ha notato bene i 100 metri, un secondo abbondante oltre il tempo di Martinenghi, ma Martinenghi si sa, rispetto a tutti gli altri, ha una speed, una velocità di base esageratamente superiore. Ieri l'abbiamo visto fucilare la vasca in 26.56, nuovo record italiano. Gara molto interessante questo dal punto di vista agonistico. E soprattutto abbiamo sottolineato, se togliamo l'extraterrestre Adam Piti, anche a livello europeo mondiale non ce ne sono tanti che si aggirano da quelle parti. Mancini, Ponga, Martinenghi, Fusco, Castello, Bizzarri, Tomasi e Baravelli dall'alto al basso della vasca. Regolare alla via, molto reattivo Alessandro Fusco in corsia numero 4 nello stacco dal blocchetto di partenza, meglio nella subacquea Nicolò Martinenghi si mette davanti, buona anche la partenza di Gabriele Mancini in corsia numero 1. Vediamo che cosa succede e soprattutto quale tipo di lettura di prestazione vorrà dare a tutto questo Nicolò Martinenghi, quanto spinge, se decide di provare 50, 100 e poi vada come vada, oppure se vuole provare a vincere il 200. Tu che cosa dici? 28.76 il primo 50. Ma il tentativo di vittoria c'è e si vede sin dalla prima vasca, non è stato lì a sonnecchiare, va subito a mettere in difficoltà gli avversari, a stravolgere quello che è l'ordine di gara, l'abitudine alla gara su un passaggio più tranquillo, con uno split a 28.7 che insomma alcuni di loro non nuotano neanche nei 50 metri singola gara. Siamo prossimi alla virata dei 100, Nicolò Martinenghi sempre davanti, 1.02.07 il vantaggio, quasi un secondo e mezzo nei confronti di Andrea Castello, 1.03.7, quindi un ritardo di un secondo e 63 per Gabriele Mancini, che è passato in terza posizione. Martinenghi sempre davanti. Sì, bene fino adesso, ha spinto ancora molto bene la subacquea, inizia a non essere così larga, ampia e rotonda la bracciata, strappa leggermente, però il vantaggio è ultra consistente. Se riesce a spingere ancora bene la virata, allora porta a casa questa gara. Lui una volta oltretutto i 200 li notava con una forte accelerazione finale, 1.35.96, niente male. Ha incrementato ulteriormente il proprio vantaggio nei confronti di Castello e Fusco Nicolò Martinenghi. Adesso arriva il momento in cui la fatica ti aggredisce, in cui cominci a sentire il dolore vero. Il margine messo da parte da Martinenghi però appare più che confortante, nonostante il tentativo di recupero da parte di Andrea Castello. Nicolò Martinenghi sempre davanti, ultime bracciate per lui, ultimi 5 metri di gara, e diamo un'occhiatina anche al tempo. Al netto della sua condizione, vince il titolo italiano 2.10.19. Altra prestazione maiuscola di Nicolò Martinenghi, 2.12.69 il tempo di Alessandro Fusco, che si piazza in seconda posizione, poi Flavio Bizzarri con la sua caratteristica gara in rimonta aggancia la terza posizione, 2.13.26. Beh, non male, una bella tripletta per lui, una grande consistenza, e insomma l'impressione che il 200 rana non se lo sia dimenticato. Non del tutto perlomeno, è fatto piacere ritrovarlo, nuotare in maniera così aggressiva, combattiva ma intelligente al tempo stesso. Ti do una comunicazione. Si infila bene nel ranking italiano? Ma non solo si infila bene perché c'era già, ma sbriciola il suo personale di oltre un secondo e mezzo. È per questo che ti ho detto prestazione maiuscola.